Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Costa afferma che alla Juventus nessuno può dire di no, ok? E subito Tognazzi, come cazzo si chiama, se ne va. Quindi questo fatto che alla Juventus non si dice di no, mi sa che, non lo so, io non è così. Perché se tu, che sei alla Juventus, vai a Granada a fare il direttore sportivo, ma non lo so ragazzi, non lo so. Non voglio dire qualcosa che poi magari può irritare qualcuno, ma lasciare la Juventus per andare a fare il direttore sportivo del Granada, non lo so. Chi vuole capire capisca, chi vuole capire capisca, però non mi sembra un salto, diciamo, in avanti, non mi sembra un migliorare professionalmente la propria carriera. Direttore sportivo, qui avevi tutta l'area scouting a tua disposizione. Non lo so. Quindi queste parole di Costa, non si dice no alla Juventus, lo si capisce benissimo che sono parole di ruffianaggine impressionante e che cerca semplicemente la pensione, l'ultimo anno per fare la pensione. E questo a me mi irrita. Questo a me mi irrita, perché per me questo è un insulto. Un giocatore che ormai può andare a giocare semplicemente nelle spiagge di Copacabana viene a rompere i coglioni qui. Non mi interessa un cazzo. E io ripeto, me la prendo con voi, che ancora dite al 20% se si prende un contratto a gettoni, se qui, se là. Questo è quello che a me mi irrita. Questo perché non lo dice a Real Madrid? A Real Madrid non si dice mai di no, perché sai che là con un calcio in culo lo fanno arrivare fino in Libia. Qui è come se fosse una terra di conquista, come se ci fossero gli sciami, gli stolti, gli idioti. Perché queste sono parole di ruffianaggine. E i fatti sono invece, e questo di qua, Tognazzi, e compagnia bella, come cazzo si chiama, se ne vanno come se è andato bianco. Perché dovete leggere tra le righe. Ma si dice che Giuntoli, ma si dice, attenzione, non, i napoletani non pensino male, non me ne vogliono, ma si dice, si vocifera, attenzione, che lui vorrebbe, tra il vorrebbe e l'essere certo c'è di mezzo l'Oceano Pacifico. Questo talent scout del Napoli, Michele, questo è un grande nel settore. Ma anche Tognazzi, come si chiama, era un ottimo elemento, anche se lo scouting della Juventus poi viene rinfacciato ad Allegri, è come andare in un compleanno a mani vuote, per dire va, da una parte si costruisce, da una parte si distrugge. Ecco, questo è il concetto che volevo dire. Però questo se ne va a Granada. Posso capire che se ne va a Real Madrid, posso capire che se ne va a Manchester United, posso capire che se ne va in un top club, con tutto il rispetto per il Granada, ma andarsene là non lo so. Va bene, comunque e niente, che c'è di nuovo? Non c'è nulla. Questa sera partita da asfalto, perché io la chiamo partita da asfalto,
dove non hai fatto niente se vinci, ma hai fatto tutto, hai tutto che perdere, va? Ma è una partita d'asfalto, bisogna rientrare con gli occhi della tigre e asfaltare sul Vo del Verona, possibilmente anche nel primo tempo. Io questo io sono cresciuto con la Juventus così, per me queste partite sono fatte così, con Conte era così, con Lippi era così, queste sono le partite dove tu entri e distruggi l'avversario, con il rispetto naturalmente che si deve all'avversario, ma è un rispetto, diciamo, normale, che si porta a tutti. Però io entro, ti metto là, ti spacco in quattro e via. Ma noi abbiamo in banchina Allegri, che dobbiamo assolutamente metterci al livello del Verona, quindi calma, parsimonia. Va bene ragazzi, qui sempre il sole è cocente, già siamo alle ore 8:43 e il sole splende molto forte, brucia ragazzi, brucia, ve lo posso garantire, brucia. Siamo su 27 gradi, siamo 8:43, qui l'estate non finisce mai. Un abbraccio e massicci incazzati, fino alla fine Allegri out.